Ci prepariamo adesso alla preghiera che ci farà Ironì, quindi apriamo i nostri cuori a un altro canto, allo Spirito Santo, affinché possa guidare questo fratello alla preghiera, all'insegnamento, alla parola che gli verrà data dal Dio. Non perdiamo questo clima di preghiera. Invochiamo lo Spirito Santo su di Lui, su ognuno di noi, su tutta l'Assemblea, su questi santi sacerdoti che il Signore ci ha donato. Vieni Spirito di Dio, inondami d'amore, aiutami ad amare. Apri le tue braccia e accogli lo Spirito Santo. Vieni, dammi il tuo calore, infiamma questo cuore, insegnami a servire. Vieni Spirito di Dio, riempi il mio cuore e la mia vita. Salvami, le mie pene dono a te, trasformale se vuoi, in gloria tua Signore. Alza le braccia al cielo. Vieni Spirito di Dio, vieni Spirito Santo, riempi il mio cuore e la mia vita. Alza la tua voce e dici: vieni Spirito Santo, vieni amore dal cielo, vieni a infiammare i nostri cuori, vieni ad aprirci ancora alla parola di Dio. Vieni Spirito Santo, vieni con la tua potenza, vieni o Signore con la tua unzione, abbiamo bisogno di te. Vieni Spirito Santo, fondo del mio cuore, ti invoco nel dolore, ti prego salvami. Le mie pene dono a te, trasformale se vuoi, in gloria tua Signore. Vieni Spirito di Dio, riempi il mio cuore. Kiri ala bala la bala la bala la 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 più forte. Kiri di 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 la bala la bala la 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 la. Insieme, permita con che l'Espirito prega in te. Croce sacra, sì, la mia luce. Non draco, sì, ci mi ci dux. Non sia il drago la mia luce. Va de retro, Satana. Vai retro, Satana. No quanto so ad mitivana. Perché tu non hai nulla a che fare con me. Sunto mal equilibras.
Il veleno che vuoi darmi, bevilo tu. Bevi tu mesmo il tuo veleno. Bevi te stesso il tuo veleno. In nome di Gesù noi ordiniamo. Nome di Gesù noi ordiniamo. A todo spirito di doença. Ogni spirito di malattia. A todo spirito di infermità. Ogni spirito di infermità. A todo spirito maldito desta pandemia. A ogni spirito maledetto di questa pandemia. Da guerra e da fome. Della guerra, della crisi. Das falsas doutrinas. Delle false dottrine. Das falsas ideologias. Delle false ideologie. Saia desse lugar. Esca da questo saia luogo. Da vita desses figli. Esca dalla vita di questi figli. Eis a cruz do Senhor. Ecco la croce del Signore. Fuggi potências infernais. Fuggite potenze infernali. Venceu nesse lugar. Ha vinto in questo luogo. O leão da tribu de Judá. Il leone della tribu di Giuda. Jesus Cristo nosso Senhor. Gesù Cristo il nostro Signore. Em nome do Pai, nel do nome Filho, del Padre, do Espírito del Figlio, Santo. Dello Spirito Santo. Quim dará la bará la bará la bará la 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 e di alabara labara 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 ripete tutto insieme, ripetete insieme, prima eu, dopo Mila, dopo voi. Jesus Cristo è il mio Signore. Gesù Cristo è il mio Signore. Jesus Cristo è il Signore della mia vita. Gesù Cristo è il Signore della mia vita. Gesù Cristo è il Signore della mia vita. Jesus Cristo é o Senhor do meu passado. Jesus Cristo é o Senhor del mio passato. Jesus Cristo é o Senhor del mio passato. Jesus Cristo é o Senhor do meu presente. Jesus Cristo é o Senhor del mio presente. Jesus Cristo é o Senhor del mio presente. Jesus Cristo é o Senhor do meu futuro. Jesus Cristo é o Senhor del mio futuro. Jesus Cristo é o Senhor del mio futuro. Com as mãos erguidas. E com le mani in alto. Grita bem forte. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Gridate ben forte. Gesù Cristo è il Signore della mia famiglia. Gesù Cristo è il Signore della mia famiglia. Gesù Cristo è il Signore del mio paese. Gesù Cristo è il Signore del mio paese. Gesù Cristo è il Signore del mio paese. Jesus Cristo è il Signore della mia nazione. Gesù Cristo è il Signore della mia nazione. Gesù Cristo è il Signore della mia nazione. Gesù Cristo è il Signore d'Italia. Gesù Cristo è il Signore d'Italia. Gesù Cristo Jesus Cristo é o Senhor da Europa. Jesus Cristo é o Senhor da Europa. Jesus Cristo é o Senhor da Europa. Jesus Cristo é o Senhor de todos os continentes. Jesus Cristo é o Senhor de tutti i continenti. Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tutta la terra. Jesus Cristo é o Senhor de tutta la terra. Pelo poder da palavra de Deus. Per il potere della parola di Dio. Eu ordeno agora. Io ordino adesso, forte. Satanás. Satana. E todos que te servem. E tutti coloro che ti servono. Saibam dessa verdade. Uscite da questo luogo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Della mia vita. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Della mia famiglia. Jesus Cristo é o Senhor do meu país. Jesus Cristo é o Senhor del mio paese. Jesus Cristo é o Senhor da minha nação. Jesus Cristo é o Senhor della mia nazione. Jesus Cristo é o Senhor da Itália. Gesù Cristo è il Signore dell'Italia. Gesù Cristo è il Signore del Brasile. Gesù Cristo è il Signore del Brasile. Gesù Cristo è il Signore del Perù. Gesù Cristo è il Signore del Perù. Gesù Cristo è il Signore della Francia. Gesù Cristo è il Signore della Francia. Gesù Cristo è il Signore dell'Inghilterra. Gesù Cristo è il Signore d'Inghilterra. E di tutte le nazioni. E di tutte le nazioni. E ordiniamo agora. E ordiniamo adesso. Diante do nome de Jesus. Davanti al nome di Gesù. Vai embora, Satanás. Vai via, Satana. Saia da minha vida. Esci dalla mia vita. Saia da minha casa. Esci dalla mia casa. Que a Virgem Maria. Che la Vergine Maria. Esmague a cabeça da serpente. Schiacci la testa del serpente. Que São Miguel. E San Michele Arcangelo.
A corrente agora. Incateni adesso. Todos os demônios. Tutti i demoni. E lance no abismo do inferno. E lanci nell'abisso dell'inferno. Vem Espírito Santo. Vieni Spirito Santo. Vem Espírito Santo. Vieni Spirito Santo. Vem Espírito Santo. Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo. Scendi su di noi. Vieni Spirito Santo. Continuate a invocarlo. Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo. Vieni, vieni, vieni. Vieni Consolatore. Vieni luce dei cuori. Vieni amore del Padre del Figlio. Vieni Spirito Santo, nostro liberatore. Vieni Spirito Santo, nostro avvocato. Vieni a difenderci, Spirito Santo. Vieni a fare filature nuove di noi. Vieni Spirito Santo, scendi su di noi. Scendi sulla nostra vita, sulla nostra chiesa. Scendi su tutta Italia. Scendi, Uriala bala la bala la de de de. Santo soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, consolatore delle santifica. Ancora Spirito Santo, Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco. Spirito Santo, consolatore delle santificati insieme. Spirito Santo, soffio di vita. Spirito Santo, soffio di fuoco. Spirito Santo, consolatore delle santificati. Vieni, oh Spirito, nei nostri cuori. Vieni, oh Spirito. Visitaci, vieni o Spirito di vita, noi ti invochiamo. Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, consolatore. E agora abbraccia il teu peito. Adesso abbracciate voi stessi. Eu te faço uma demanda. E io vi faccio una domanda. Você quer receber a experiência do batismo no Espírito? Voi volete fare l'esperienza del battesimo dello Spirito? Sim ou não? Sim. Certa jornada. In una occasione. Havia un bambino piccolo. C'era un bambino piccolo. La igreja de Padre Michele. E nella chiesa di Padre Michele. E chupava o dedo. E si succhiava il dito. O tempo todo. Tutto il tempo. E Padre Michele, al passare pelo bambino, ha detto: che cosa feia questo. Allora Padre Michele e Don Lino le hanno detto: ma che brutta questo gesto. Para con isso. Smettila. E foram. E sono andati via. Dopo muitas horas. Dopo. Sono tornati. Padre Michele e Don Lino chegam à igreja. Padre Michele e Don Lino arrivano in questa chiesa. E a criança continuava. Il bambino continuava con il dito che si ciucciava il dito. Então eles disseram. Allora loro l'hanno chiesto. Menino. Bambino. Che cosa brutta. Che cosa brutta. Che gusto tem esse dedo. Che, a che cosa sa il tuo dito? Il menino ha tirato il dedo da bocca. Il bambino ha tolto il dito dalla bocca. E detto al padre. E le ha detto ai sacerdoti. Sperimenta. Sperimentalo, provalo. Ed è stato l'insegnamento più forte dato a tutti i sacerdoti che eravamo lì. Questo è avvenuto in Guatemala. Esatto. Ed è vero. Sì. Il bambino si parlava sullo Spirito Santo tutta la mattinata. Quando fu dopo, disse il conferenziere, questo bambino ci ha dato la lezione più grande che potesse esistere. Provalo! Questo bravo! Provalo! È l'esperienza allora, dello Spirito Santo. Allora, l'esperienza dello Spirito Santo è per arrivare a questo, no? Che milagros vivi. Che io vivo,
è differente da esperienza. È diversa dall'esperienza che ognuno vive. Che ciascuno di noi vive, che lui vive. A esperienza che noi viviamo di Pentecoste. L'esperienza che noi viviamo di Pentecoste è differente da tua. È diversa dalla tua. O Espírito Santo age de uma maneira única. Lo Spirito Santo agisce in una maniera unica. Você quer receber essa experiência? Volete ricevere questa esperienza? Abraça teu peito. Allora abbraccia il tuo cuore. Fecha os teus olhos. Chiudi i tuoi occhi. Não duvide. Non dubitare. Não seja incrédulo. Non essere incredulo. Dá uma chance para Deus. Dagli una un chance al, a Dio. E come un bambino. Un'occasione è come un bambino. Scegli una vocal. Scegli una vocale. Qualquer uma. Una delle cinque. E comincia a pregare con questa vocal. E comincia a pregare con questa vocale. Solo con questa vocale. Solo con la vocale. Impresti a tua voz pro Espírito Santo. Tu devi soltanto prestare la tua voce allo Spirito Santo. Impresti o ar e o som do seu pulmão ao Espírito Santo. Donali la tua voce e l'aria dei tuoi polmoni. E deixe formar um ruído. E lascia che si formi un canto. Um canto que você não conhece. Que, un canto che tu non conosci. Como uma criança. Come un bambino. Que vai balbuciando palavras. Che comincia a come un balbuziente a parlare. Que não sabe o que fala. Que non sa che cosa sta dicendo. Mas que a mãe conhece a fala. Ma la madre conosce che cosa sta dicendo. O Espírito Santo está orando por você. E così lo Spirito Santo prega in te. Ao pai e ao filho. Al padre e al figlio. Para que o teu milagre aconteça. Perché avvenga il tuo miracolo. Você não pode permanecer na incredulidade. Non puoi restare nell'incredulità. Se você não dá o passo de experimentar. Se tu non fai il primo passo di voler sperimentare. Você não vai saber como é. Tu non saprai che cosa è. Abre o teu coração. Allora provalo, apri il tuo cuore. Più forte. Più forte adesso con la vocale che avete scelto, forte. Mettetele un suono a quella vocale. Oh. Più forte. Muitos demoni già stanno deixando esse lugar. Molti demoni stanno lasciando questo luogo. Muitos tumori già stanno secando. Molti tumori stanno guarendo. Deus está agindo agora. Dio sta agendo adesso. Più forte, più forte. Più forte. Deus está curando a depressão. Dio sta guarendo della depressione. Deus está curando a insônia. Dio sta guarendo dell'insonnia. Deus está curando o reumatismo. Dio sta guarendo del reumatismo. Deus está curando a leucemia. Della leucemia. Deus está curando os tumores no aparelho digestivo. Sta guarendo del tumori nell'apparato digestivo. Deus está restaurando o teu matrimônio. Dio sta ristabilendo il tuo matrimonio. Eu vejo um homem que está fora de casa. Io vedo un uomo che è fuori di casa. E você mulher que ora agora pela volta do seu esposo. E tu donna stai pregando perché tuo marito ritorni. Deus está libertando seu marido do demônio. Dio lo sta liberando il tuo marito dal demonio. E ele vai voltar para casa. E lui tornerà a casa. A sua oração chegou ao céu. La tua preghiera è arrivato al cielo. Più forte. Coloca agora uma consoante com essa vogal. Adesso a questa vocale mettetele una consonante. E vai formando palavras que você não conhece. E comincia a formare parole che tu non conosci. E vai cantando uma linguagem que você não conhece. Un linguaggio che tu non conosci. Muitos milagres vão acontecer agora. Accadranno molti miracoli. Muitas pessoas que não oravam em língua já estão orando. Molte persone che non pregavano in lingua stanno già pregando. Deus está te dando a graça do batismo no Espírito. Dio ti sta dando la grazia del battesimo dello Spirito. Desige esse batismo agora. Ricevi adesso questo battesimo. Aceite esse batismo agora. Accetta adesso questo battesimo.
Più forte, più forte. Vai forte. Vai silenziando. Adesso abbassate la voce piano piano. Não abra os teus olhos. Non aprite gli occhi. Muitas pessoas vão repousar no Espírito. E molte persone andranno nel riposo nello Spirito. Non dovete spaventarvi. Sinta come una criança. Sentite come un bambino. Deus te pega nos braços. Dio ti prende tra le sue braccia. Receba agora. E ricevi adesso. O hálito da vida. L'alito della vita. Não resista. Non resistete. Não se preocupe com o barulho das pessoas non que vão repousar. Non preoccupatevi con le persone che vanno in riposo nello spirito. Nem com o barulho das cadeiras. Neppure con i rumori delle sedie. Sinta agora, entregue-se. Senti adesso e consegnati. Sinta. Senti. Solta a tua voz em oração de novo. Ora de novo. Adesso nuovamente piano piano cominciate a pregare con lo spirito. Deus está dando o dom da profecia a muitas pessoas. Il Signore sta donando il dono della profezia a molti di voi. O dom de milagres. È anche il dono dei miracoli. Muitos que vão começar a servir na comunidade. Molti comincerete a servire nella comunità. Alguns serão sacerdotes. Alcuni diventerete sacerdoti. Outros religiosos. Altri religiosi. Mesmo os nossos filhos que não estão aqui. Anche dei vostri figli che non sono qui. Eles estão sendo batizados in agora. In questo momento loro sono battezzati. E eles vão se entregar à vida religiosa. E loro si consegneranno e seguiranno il cammino, la vocazione religiosa. Deus está curando. Dio sta guarendo. Mantenha a oração. Continuate a pregare, non smettete. Sottofondo. Pessoas com problemas de veias infeccionadas. Persone che avevano le vene chiuse. Varizes. Varici. Até mesmo sangramentos. Anche sanguinamenti. Por causa de trombose nas veias. A causa della trombosi nelle vene. Deus está curando você agora. Dio sta guarendo te adesso. Deus está curando aneurisma cerebral. Dio sta guarendo dell'aneurisma cerebrale. Aneurisma del cuore. Também anche del cuore. Uriala barala barala barala. Prega, 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 prega. Più forte agora, più forte. Deus está curando milagrosamente. Dio sta guarendo miracolosamente. Pessoas que foram desenganadas pela medicina. Persone che non avevano più speranza per la medicina. Deus te cura agora. Dio ti guarisce. Deus está curando pessoas que foram contaminados pelo Covid. Dio sta guarendo persone che erano state contaminate dal Covid e che ficaram con doenças graves. E che sono rimaste con malattie gravi. Con perda di memoria. Con perdita di memoria. Con depressione profonda. Depressione profonda. Con angustia e un'ansiedade terribile. Angustia e una ansietà terribile. Pessoas che foram perdendo o problema respiratorio. Persone che non riuscivano più a respirare. Tumores gravissimi. Tumori gravi. Tudo consequência è do Covid. Consequenza dal Covid. Tudo consequência da vacina. É anche la conseguenza del vaccino. Alguns corpos rejeitaram. Alcuni corpi avevano rifiutato. E o organismo reagiu com doenças. L'organismo ha reagito con una malattia. Mas Deus está curando você agora. Deus está guarendo adesso. Deus está tirando toda a contaminação. Ogni contaminazione. Che essa pandemia causou. Che questa pandemia ha causato. Seja pelo vírus ou pela vacina. Sia dal virus o dal vaccino. Pelos medicamentos que foram tomados. Dalle medicine che hai preso. Deus está trazendo a cura agora. Dio sta dando la guarigione. Deus está trazendo a libertação. Dio ti sta dando la liberazione. Pessoas que estavam nos hospitais. Persone che erano negli ospedali. Em coma.
erano già in coma, desenganados, non avevano più speranza. Deus está curando. Dio li sta guarendo. Un sacerdote, c'è un sacerdote che foi desenganado, che non aveva più speranza. O câncer está generalizado nesse sacerdote. Il tumore era già generalizzato in questo sacerdote. E você estava pedindo a cura desse sacerdote. E tu stavi chiedendo la guarigione di questo sacerdote. Deus está concedendo agora. Dio sta concedendo adesso. Muitos estão sendo libertados. La grazia di essere liberati. De objetos supersticiosos. Anche di oggetti superstiziosi. Patuás, amuletos, figas. Amuleti. Tudo que era superstição. Tutto quello che era superstizione. O olho grego. Aquele olho grego, olho é uma, como se chama olho grego? Un olio, un tipo di olio greco, dice. Occhio, un olio. L'occhio, l'occhio. Deus está libertando. E Dio li sta liberando. Pessoas que tinham pirâmides. Persone che avevano piramidi. Pessoas que tinham objetos supersticiosos. E altri oggetti superstiziosi. Se está aqui com você. Se sono qui con voi, voi. Se disfaça desse objeto. Ce l'avete, dovete disfarvi di questo oggetto. Ma se está na tua casa. Ma se sta nella vostra casa. Você irá se desfazer desse objeto. Quando torni a casa ti lo devi buttare. Più forte, tutti insieme. Alça as fotos. Mostra as fotos delas pessoas para pregar. Quelli che avete le foto sulle quali volete che si preghi. Alzatelo ben alto. Ela celular, ela impressa. Nel cellulare oppure stampate. Senhor Jesus. Signore Gesù, na condição de ministro de cura e libertação, nella condizione di ministro di guarigione e liberazione, pelo dom que o Espírito me concedeu, per il dono che il tuo Spirito mi ha concesso, pelo poder do teu nome, per il potere del tuo nome, pelo poder das tuas chagas, per il potere delle tue piaghe, pelo poder do teu sangue, per il potere del tuo sangue, che è una fonte natural di bênção, che è una sorgente naturale di benedizione, di esorcismo, di esorcismo, di cura e libertação, di guarigione e di liberazione. Nós nos unimos agora. Noi ci uniamo adesso aos anjos adoradores, a tutti gli angeli adoratori do Santo Cálice Eucarístico, del Santo Cálice Eucarístico, que o sangue eucarístico agora, che il sangue eucaristico adesso abençoe e exorcize, benedica, esorcizzi essas fotos, queste foto, esses documentos, questi documenti, essas imagens que são apresentadas, queste immagini che ti presentiamo, e aonde estão esses filhos e filhas, e dovunque si trovano questi figli e figlie, que eles sejam completamente curados, che possano essere completamente guariti. Che il sangue di Cristo che lava e liberta. Che il sangue di Cristo lavi e liberi. Lave e liberte agora você. Lave e liberi adesso te. Lave e liberte todas as pessoas que você traz agora na oração. Lave e liberi tutte le persone che portate in queste foto. E conceda un milagre e a cura. Conceda il miracolo adesso. Em nome do Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Sentiamo. Vi sedete? Escutemo a parola. Ascoltiamo questa parola. Questa preghiera più curta. E questa preghiera è più corta. Ela permanecerá até domani pela tarde. De agora até domani. Ah, questa preghiera la continueremo a fare adesso tutta la notte sino a domani, va bene? Va bene, Padre Michele? Va bene. Sta scherzando per dire se siete stanchi, insomma. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 13. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero alcuni: Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro il Signore: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te do le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Esta profissão de fé de Pedro. Questa professione di fede di Pietro precisa ser por nós também proferida. Deve essere anche per noi, dobbiamo profetizzare anche noi così. Reconhecer Jesus como nosso Senhor. Riconoscere Gesù come il nostro Signore. Isto é uma graça potente. E questa è una grazia potente. Eu há 25 giorni atrás. Io 25 giorni fa stavo indo uma missão em Recife no Brasil. Ero in una missione in Recife in Brasile. E chovia muito em Brasil. Estava piovendo molto. Muitos aeroportos no Brasil estavam fechados. E molti aeroporti in Brasile avevano chiuso. E eu cheguei no aeroporto para pegar o voo. Allora quando sono arrivato all'aeroporto per prendere il volo, o meu voo estava cancelado. Il mio volo era stato cancellato. Eu disse: Senhor, eu preciso. Allora io ho detto: Signore, io ho bisogno. Tem muitas almas para evangelizar. Perché ci sono tante anime che devo evangelizzare. O que eu faço? Come faccio? Me dá asas. Donami le ali. E eu vou como os anjos. Allora vado, volo come gli angeli. Mas aqui, aonde eu tenho que ir em missão, eu não tenho outro meio de chegar a tempo senão de avião. Allora io dove devo andare? Non posso arrivare se non con l'aereo. E o Senhor disse assim: pede que te coloque em outra companhia. Allora il Signore mi ha detto: chiedi che ti mettano in un'altra compagnia. E eu disse ao Senhor: mas Senhor, todos os voos estão cancelados. Allora io gli ho detto: Signore, ma tutti i voli sono cancellati. Nenhuma companhia vai ter voo disponível. Nessuna compagnia avrà un volo disponibile. E o Senhor me disse. E il Signore mi ha detto: eu não te perguntei se os voos estão cancelados. Io non ti ho chiesto se i voli erano tutti cancellati. Eu te disse: manda te pôr em outra companhia. Io ti ho detto solo: fa che ti mettano in un'altra compagnia. Então eu disse ao funcionário da empresa. Allora io ho detto all'impiegato di questa del coloca volo, eu em outra companhia. Mettimi in un'altra compagnia. E ele: não, não, não. Não se pode. E lui ha detto: non posso. Eu disse a ele: Jesus mandou você me colocar em outra companhia. Allora io gli ho detto: Gesù mi ha detto di dire a te che tu mi metta in un'altra compagnia. E ele: aspetta un poco. Allora lui mi ha detto: aspetta un po'. Un minuto dopo. Dopo un minuto. Está liberado, pode ir em outra companhia. Mi ha detto: sì, c'è un altro posto in un'altra compagnia. E eu, a chegado no destino. Allora sono arrivato a destinazione. 5 minuti antes do outro voo. 5 minuti prima ancora dell'altro volo programmato. O nosso Deus é o Deus do impossível. Perché il nostro Dio è il Dio dell'impossibile. Nós não temos que arrumar justificativa. Noi non dobbiamo cercare le giustificazioni. Deus tem seus planos. Dio ha i suoi piani. E eu entrei no aeroporto todo apressado. Allora sono entrato nell'aeroporto di corsa. E como no Brasil eu sou muito conhecido. E siccome in Brasile sono molto conosciuto. Eu sempre vou a um canto do aeroporto para ninguém ficar pedindo: ore por mim, ore por mim. E vado sempre in un angolino dell'aeroporto perché nessuno mi chieda: prega per me, prega per me. E quando as pessoas ficam: prega per me, prega per me, prega per me, eu não posso pregare al Signore. Allora, se le persone mi chiedono di pregare per loro, io non posso pregare al Signore, non posso fare le mie preghiere. E muito menos posso aiutare as pessoas. E allora non posso neanche aiutare le persone. Perché io non posso fazer nada. Perché io non posso fare nulla. Só Deus pode. É solo Dio che può farlo. E quando estou indo para o canto do aeroporto, vem uma dona e se joga nos meus pés. Allora, mentre stavo andando nel mio angolino nell'aeroporto, una donna è venuta davanti a me e si è buttata ai miei piedi. Ah! Ah!
Non precisa traduzione. Questo non devo tradurre. Io, calate, calate. Allora io gli ho detto taci, taci. E ella, E la polizia chegou. Allora la polizia è arrivata. Io falei, você preso. Allora io ho detto, adesso mi imprigionano. Io disse a ela, olha, olha o escândalo que você está causando. Allora gli ho detto a questa donna, guarda lo scandalo che stai facendo. O que eu te fiz? Che cosa ti ho fatto? E ela, niente. E lei dice nulla. Mas eu rezei para que Deus cancelasse o meu voo para eu encontrar você no aeroporto. Allora io ho chiesto al Signore che cancelle il mio volo per poter incontrare te. Eu falei, a tua oração não está correta. Allora io ho detto la tua preghiera non è corretta. Io pedi para Deus arrumar um voo. E io ho chiesto a Dio perché mi cerchi un altro volo. E Deus cancelou o teu voo. E Dio ha cancellato il tuo volo. E ela sim, o meu voo iria para a cidade de Londrina. E lei mi ha detto sì, il mio volo doveva andare a questa città che si chiama Londrina. E o aeroporto fechou. E l'aeroporto ha chiuso. E o meu voo veio para esse aeroporto. E il mio volo è venuto a questo aeroporto. E eu falei, mas o que que você quer de mim? Allora io le ho chiesto, ma cosa vuoi da me? Ela falou, eu preciso te contar. Allora lui mi ha detto, ti devo raccontare. Eu estava participando de uma live de um terço da misericórdia com você. Io un giorno stavo partecipando alla preghiera del rosario online che tu stavi guidando. E você disse essas palavras. E tu hai detto queste parole. Você mulher que está com seu filho no carro. Tu donna che stai con il tuo figlio nella macchina. Estão indo para casa avisar que o seu esposo morreu. State andando a casa vostra per avvisare che il tuo marito è morto. O seu esposo não está morto. Tuo marito non è morto. Deus ressuscitou ele. Dio lo ha risorto, l'ha fatto risorgere. E ela começou a gritar dentro do carro. É meu esposo. E dizia o filho, é tu papá. Ele está vivo, não está morto. Allora lei ha sentito subito che questa profezia era per lei e ha detto al suo figlio, è tuo padre, è mio marito. E o filho, mamma está malata da testa. Il papà está morto, ha morido. Il figlio le ha detto, mia il papà è morto. E você falou novamente. Allora tu hai detto nuovamente, le ha detto a Ironi, no? Acredite, volte para o hospital. Allora ha detto credici, torna in ospedale. O teu marido está vivo. Tuo marito è vivo. Aí o filho escutou também. Allora il figlio ha ascoltato e voltou com a mãe ao hospital. E sono tornati in ospedale. Passaram todas as seguranças, romperam todas as barreiras. Sono andati oltrepassando tutte le sicurezze e sono entrati in ospedale. E chegaram até o hospital. E sono arrivati in ospedale. Foram até a UTI do hospital. Sono andati nell'emergenza dell'ospedale. E battiam na porta. Meu marido está vivo, meu marido está vivo. Cominciarono a battere la porta dicendo mio marito è vivo, mio marito è vivo. E o médico disse não, seu marido não está vivo. Allora il medico le ha detto no, tuo marito non è vivo. Non sta mais aqui. Non è più qua. Già desceu ao necrotério. Sono già, sta già nel preparando l'obitorio para ser sepultado, perché lo devono portare per seppellirlo. E ela, aonde é? E lei ha detto dov'è l'obitorio? E ele falou seis andares abaixo. E sono sei piani più giù. Il figlio foi pelo elevador. Allora il figlio è andato con l'ascensore. E la donna per la scala. E la donna di corsa nella scala è scesa. Seis andare. Sei piani. Quando chegou no lugar. E quando sono arrivati giù. O figlio già tinha chegado. Il figlio era già arrivato. E o pai estava morto. E il padre era morto. E ela chegou e olhou. Está morto. E lei è arrivata, ha guardato e ha detto è morto. In seguito il morto levantou a cabeça e disse. E subito dopo il morto ha sollevato la testa e ha detto. O que eu falo agora é uma linguagem bem brasiliana. E quello che io adesso dirò è un linguaggio ben brasileiro, brasiliano. Il morto ha detto, minha velha, eu não morri, você vai ter que me aguentar. Le ha detto il morto, no? Vecchia mia,
io non sono morto, tu mi dovrai ancora sopportare. E ele estava vivo. E lui ele tinha ressuscitado. Era risorto. E ela disse: "Eu queria te encontrar para dar esse testemunho." Allora questa donna le ha detto a Ironi: "Sono venuta per darti questa testimonianza. Ti volevo raccontare questo." Eu falei para ela: "Pode gritar à vontade." Allora io gli ho detto: "Allora adesso puoi urlare tutto quello che vuoi." Vamos louvar a Deus, porque é um milagre. Allora noi lodiamo il Signore perché è un miracolo. E aquela dona foi sentada no aereo do meu lado. E poi questa donna ha preso l'aereo con me e era a fianco a me. E cada pouco ela dizia: "Viva Jesus!" E ogni tanto diceva: "Viva Gesù!" Meu marido ressuscitou. Mio marito è risorto. Viva Jesus! Viva Gesù! Meu marido ressuscitou. Mio marito è risorto. E eu ficava: "Senhor, tem compaixão." Io dicevo: "Signore, abbi compassione di me." Percebam. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tutto concorre al bene di coloro che ama Dio, de que amano Dio. Mas tem um caminho que eu e você precisamos fazer para encontrar Deus. Ma c'è un cammino che io e te dobbiamo fare per trovare Dio. A confissão. La confessione. Há quanto tempo você não confessa? Da quanto tempo tu non ti confessi? E não venha me dizer que não tem padre para te atender. E non ditemi che non ci sono sacerdoti per confessarvi. Você tem que insistir. Voi dovete insistere. Você tem que procurar. Dovete cercarlo. Os sacerdotes não estão atendendo. E i sacerdoti non mi ricevono. Não é porque eles não querem. Non è perché loro non vogliono. É porque nós não estamos procurando. Perché noi non li cerchiamo. Padre Pedro está o tempo todo atendendo a confissão. Padre Pietro di solito sta sempre lì a confessare. A confissão é um exorcismo do inferno. La confessione è l'esorcismo dell'inferno. Quando nós entramos no confessionário. Quando noi entriamo nel confessionale. Nós estamos na porta do inferno. Noi siamo davanti alla porta dell'inferno. E quando a gente sai do confessionário. E quando usciamo dal confessionale. A gente está dentro do céu. Noi siamo dentro il cielo. Se você não confessar. Se tu non ti confessi. Pare de se enganar. Smettila di ingannarti. Você vai para o inferno. Tu andrai all'inferno. Se eu não me confessar. Se io non mi confesso. Com frequência. Con frequenza. E eu morro de um acidente. E io muoio durante un incidente. De uma doença. Di una malattia. De um raio que pim. Di un fulmine che mi prende. Eu vou pro inferno. Vado all'inferno. E di che adiantou eu pregar no mundo inteiro e perder a minha vida? E che a che cosa è servito che io ho girato il mondo e poi perdo la vita così? Eu confesso toda semana. Io mi confesso tutte le settimane. E tem semana que eu confesso todos os dias. E ci sono alcune settimane che confesso anche tutti i giorni. O demônio não quer que você confesse. Il demonio non vuole che voi vi confessiate. Ele acabou de dizer aqui: "Como é que você quer que eu abra o confessionário?" Il suo orologio le ha detto: "Com'è che io posso aprire il confessionale?" Reconhecendo que é pecador. Perché riconosce chi è peccatore. Ah, mas o sacerdote é pecador como eu. Alcuni dicono: "Ma il sacerdote è peccatore come io." Verdade. È vero. Mas na hora da confissão. Ma nel momento della confessione. Não é o sacerdote. Non è il sacerdote. É Cristo Jesus. È Cristo Gesù. Tudo que você ligar na terra. Tutto quello che sarà legato sulla terra. Eu ligarei no céu. Io legherò nel cielo. Eu não sei se aqui na Itália, mas no Brasil amanhã a festa de São Pedro e São Paulo. No, aqui já passou. 29. É, domani, no, 29. Sim, domani in Brasile nella liturgia. Allora, la festa che noi abbiamo festeggiato, celebrato di San Pietro e Paolo, il 29, in Brasile sarà domani questa festa liturgica. São Pedro e São Paulo. San Pietro e Paolo são grandes colunas que sustentam a igreja. Sono le grandi colonne che sostengono la chiesa. E cada sacerdote. E ogni sacerdote. É um Pedro, é um Paulo. È un Pietro, è un Paolo. Que sustenta a igreja. Che sono la colonna della chiesa.
E quando você procura o sacerdote? E quando tu cerchi il sacerdote? Não importa se aquele sacerdote é bom ou mal. Non interessa se questo sacerdote è bravo o non o meno bravo. Não importa se aquele sacerdote acredita ou não acredita no que ele está vivendo. Non importa se quel sacerdote crede o non crede in quello che lui sta vivendo. Ele é Cristo. Lui agisce come Cristo. Pelo sacramento da ordem. Per il sacramento dell'ordine, lui è Cristo. Eu atendi um homem chamado Marcello. Ho ricevuto un uomo che si chiama Marcello, che non sei tu Marcello qui. Tinha câncer da cabeça aos pés. Aveva il tumore dalla testa ai piedi. Desenganado. Non aveva più speranza. E eu atendendo ele, o Senhor disse: "Vai confessar." Allora, mentre io stavo pregando per lui, il Signore mi ha detto che di dirgli di confessarsi. E perguntei a ele: "Quanto tempo você non confessa?" Allora gli ho chiesto e gli ho detto: "Quanti anni non ti confessano o da quanto tempo?" 48 anni. Mi ha detto da 48 anni. Imagina um ser humano 48 anos sem tomar banho num calor como hoje. Immaginate un uomo che non prende, non fa la doccia in un giorno come oggi, con il caldo che c'è oggi. A 48 anni. Da 48 anni. È insopportabile. Sarebbe insopportabile. E o Senhor disse: "Fala para ele confessar." Allora il Signore mi ha detto: "Digli di confessarsi." Que quando ele sair do confessionário. E che quando lui uscirà dal confessionale. Ele já estará curado. Sarà guarito. Ele acreditou. E lui ha creduto. Ele foi ao padre, confessou. E lui è andato dal sacerdote, si è confessato. Mais de uma hora de confissão. Più di un'ora di confessione. E quando o sacerdote absolveu os seus pecados. E quando il sacerdote le ha dato la soluzione. Ele disse ao sacerdote: "Eu estou curado." Lui le ha detto al sacerdote: "Sono guarito." E o sacerdote olhou para ele. O câncer estava nele ainda. E il sacerdote l'ha guardato e vedeva che c'erano ancora i segni del tumore. E pensou. E ha detto. Ele vai morrer e vai pro céu. Lui ha detto tra sé, no, il sacerdote, sì, morirà e andrà in cielo. Ele chegou para sua esposa e disse: "Eu estou curado." Allora lui è arrivato dalla moglie e gli ha detto: "Sono guarito." E a esposa: "Meu bem, você não está curado." Allora la sposa le ha detto, la moglie le ha detto: "No, non sei guarito." Os tumores estão todos no seu corpo. I tumori sono tutti nel tuo corpo. Depois ele foi ao médico. Allora dopo è andato dal medico. E o médico disse a ele. E il medico le ha detto: "Vai para casa." Vai a casa tua. Morre em paz. Vai a morire in pace. A medicina não tem cura para você. La medicina non può più fare nulla per te. Você tem poucas horas de vida. Tu hai solo poche ore di vita. O que você está fazendo aqui? Che fai qui? E ele olhou pro dottore. E lui le ha guardato al dottore. Con todos os tumores. Che aveva ancora tutti i tumori. E disse: "Eu estou curado." E gli ha detto: "Io sono guarito." O dottore falou: "Não pode." E il dottore le ha detto: "No, non è così." E ele disse: "Dottore, faccia os exames." Allora lui gli ha detto: "Dottore, io voglio che lei faccia gli esami." E o dottore disse: "Eu vou provar que você não está curado." Ok, va bene, faccio gli esami per provare che tu non sei guarito. E ele disse ao dottore. E lui gli ha detto al dottore: "Tu não é maior que Jesus." Tu non sei più grande di Gesù. Você enxerga os meus tumores. Tu guardi i miei tumori. Jesus enxergou a minha alma. Gesù ha guardato la mia anima. Ele libertou a minha alma. Lui ha liberato la mia anima. E curou os meus tumores. E mi ha guarito i miei tumori. E o médico disse: "Você está louco." Il medico le ha detto: "Sei pazzo." E fez os exames. E ha fatto gli esami. Ele tinha todos os tumores. E lui aveva tutti i tumori. E não aparecia uma célula cancerígena no seu corpo. Dopo che ha fatto gli esami non c'era più nessuna cellula cancerogena. A confissão é o exorcismo para todas as enfermidades. La confessione è un esorcismo per tutte le malattie. De todas as armas que nós falamos de batalha. Di tutte le armi che noi abbiamo parlato di battaglia. E que estão no nosso livro. E che sono sul nostro libro. É a principal delas. La principale di queste. Que abre a porta para o poder de todas as almas. Che apre la porta per tutte le armi, altre armi. É a confissão. È la confessione.
Quando a gente não confessa, quando noi non ci confessiamo, o demônio vai dominando a nossa vida. Il demonio domina la nostra vita. Depois ele domina a nossa casa. E poi domina la nostra casa. Depois ele domina a nossa cidade. E poi domina la nostra città. Depois ele domina a nossa nação. E domina la nostra nazione. E ele vai dominando o mundo. E poi domina il mondo. Nós precisamos confessar. E dobbiamo confessarci. Sempre. Sempre. Então, então você não pode ficar sem se confessar. Allora non potete restare senza la confessione. Você conhece alguém que está doente? Voi conoscete qualcuno che è malato? Chi conosce qualcuno che è malato? Alza la mano. Leva um livro deste. Allora prendete il libro, portatelo. Eu não sou vendedor de livros. Io non sto vendendo i libri. Eu sou um profeta. Io sono un profeta. Mas aqui tem ferramentas para você. Ma qui ci sono le armi per te. Que vão te ajudar a vencer todo o mal. E che ti aiuteranno a vincere il male. Que vai ajudar aquela pessoa da sua família. Che aiuterà quella persona della tua famiglia. Experimente. Allora sperimenta. Ser canal da misericórdia. Devi essere il canale della misericordia. Para alguém da tua casa. Per qualcuno della tua famiglia. Nesse livro. In questo libro. Eu encontrei uma experiência onde Deus me disse. Ho raccontato un'esperienza dove Dio mi dice. Os próximos 3 anos. I prossimi 3 anni. 23. 23, 24 e 25. E 25. Serão terríveis. Saranno terribili. Teremos muitas pestes no mundo. Avremo molte peste nel mondo. Muita fome. Molta fame. Guerra. Guerre. Terremotos. Terremoti. Enchentes. Incendi. O mundo vai pregar muitas mentiras. E il mondo predicherà molte bugie, menzogne. Satanás tentará criar uma ordem mundial. E Satana cercherà di creare l'ordine mondiale. Muitos governos de países se tornarão satânicos e comunistas. Molti governi diventeranno satanici e comunisti. Quero que você ensine o meu povo a orar com a misericórdia. E il Signore dice: voglio che tu insegni il mio popolo a pregare la misericordia. E io sto todo dia orando con la misericordia. E io sto pregando tutti i giorni la misericordia. 3 da manhã. Alle 3 di notte. Las 3 da tarde. E alle 3 del pomeriggio. Tutti i giorni. Tutti i giorni. E o Senhor tem dito: o tempo está curto. E il Signore ha detto che il tempo è breve. E ele disse: mostra para o mundo a misericórdia. E lui dice, mi manda a dire che dobbiamo mostrare al mondo la misericordia. Eu estou terminando o livro dos próximos 3 anos. E io sto finendo di scrivere questo libro per i prossimi 3 anni. Mas esse livro aqui você precisa dele. Ma questo libro prendetelo perché avete bisogno di lui. Le armi contro il male. Onze armas são poderosas. 11 armi sono potenti. A intercessão da Virgem Maria. L'intercessione della Vergine Maria. A palavra de Deus. La parola di Dio. A Eucaristia. L'Eucaristia. A confissão. La confessione. O jejum. Il digiuno. A invocação dos santos. L'invocazione dei santi. Comece a estudar sobre os santos. Cominciate a studiare la vita dei santi. Depois, o poder de combate de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Poi il potere di combattimento di San Michele, San Gabriele e San Raffaele. O jejum. Già falou. As obras de misericórdia. Le opere di misericordia. Quanto, 7? No, 9 acho, 8. 9. As obras de misericórdia. Le opere di misericordia. Então vamos, prima. Vamos allora, começar. Vamos ripetiamo, poi ripetete, così impariamo tutti, va bene? E vai fazendo assim com o dedinho para ajudar io. Con il dito, poi tutti quanti. Prima, a intercessão da Virgem Maria. Intercessione della Vergine Maria. O Santo Rosário. Il Santo Rosario. A hora da misericórdia. L'ora della misericordia. Con a colentina la misericordia. Sì. Dopo a novena da misericórdia. La novena della misericordia. A palavra de Deus. La parola di Dio.
ou a confissão. Confessione. A Eucaristia. Eucaristia. A intercessão dos santos. L'intercessione dei santi. O poder de combate dos anjos Miguel, Gabriel e Rafael. Il potere di combattimento di Michele, Gabriele e Raffaele. Jejum não ha falado. Já falou. Não. No? Jejum. Digiuno. Jejum. Poi opera di misericordia, obras de misericordia. É jejum. Digiuno. E a décima primeira, la obra de misericórdia. Le opere di misericordia. E qual é a maior obra de misericórdia que nós podemos dar ao mundo? E qual é l'opera più grande di misericordia che noi possiamo fare dare al mondo? Não é ajudar uma viúva. Non è aiutare una vedova. É uma obra de misericórdia. È un'opera di misericordia. Mas não é a maior. Non è la più grande. Não é alimentar os pobres. Non è dare aiutare i poveri. Alimentar os pobres é uma grande obra de misericórdia. Dare il cibo ai poveri è una grande opera di misericordia. Mas não é. Ma non è la più grande. Ir à missa todo dia. Andare alla messa tutti i giorni. È una grande opera di misericordia. È una grande opera di misericordia. Mas não é a maior. Non è la più grande. Orar com a palavra todos os dias. Pregare con la parola tutti i giorni. È una obra di misericordia. È un'opera di misericordia. Jejuar toda semana è una obra di misericordia. Tutte le settimane è un'opera di misericordia. È, mas não è a maior. Non è la più grande. Qual è a maior obra di misericordia? Qual è la opera di misericordia più grande che possiamo fare? Di Padre Michele. E per mantenere l'evocazione della comunità di Padre Michele. Todas as obras de misericórdia. Tutte le opere di misericordia. Os encontros que ele realiza. Gli incontri che lui fa. Então se você puder compra esse livro. Se potete comprare, comprate questo libro. E depois na hora do ofertório. E se non lo potete fare nell'ora dell'offertorio. Faça um oráculo para quebrar toda a maldição financeira da tua vida. Fai un oracolo per spezzare tutta la maledizione sulla tua precarietà economica. E faccio un'offerta generosa. Facendo un'offerta. E dicendo Signore per questa offerta. E dicendo Signore per questa offerta. Salva la mia famiglia. Salva la mia famiglia. Salva la mia vita finanziaria. Salva la mia vita economica. Dammi la grazia. Dammi la grazia. Di essere quebrato oggi. Di essere spezzato oggi. Tutte le maledizioni. In tutte le maledizioni. Faccia questa esperienza. E fate questa esperienza. E você vai ver o quanto Deus vai te ajudar. E vedrete come quanto Dio vi aiuterà. Amém? Amém. 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 É três palavras più rápida. Tre cose più velocemente. Ele é uma pessoa que o Senhor ha guarito do aparelho auditivo. C'è una persona che il Signore ha guarito dall'udito. Até mesmo com um aparelho você tinha dificuldade de ouvir. E tu nonostante usavi l'apparecchio per ascoltare non riuscivi più a ascoltare, avevi difficoltà. Mas agora você está escutando. Ma adesso stai ascoltando bene. Quem é essa pessoa? Chi è questa persona? Se você está me ouvindo bem, fica de pé. Se tu mi stai ascoltando bene, mettiti in piedi. Quem é essa pessoa? È una persona che ha l'apparecchio. No, lei non ha l'apparecchio. Tem alguém aqui? C'è qualcuno qui? Sperimenta tirare l'apparecchio. Provate a togliere, chi di voi ha l'apparecchio, provate a toglierlo. Sta ouvindo bene? Per vedere se sentite bene. Provi a togliere l'apparecchio, signora. Vediamo se ci sente. Ci sente? Se ci sente, alzi la mano. Se ci sente, alzi la mano. Grazie, viva Gesù! Viva Gesù! Ringraziamo il Signore. Depois o Senhor me mostrava. Il Signore poi mi ha fatto vedere. Um jovem que foi por muitos anos usou droga. Un giovane che per molti anni ha fatto uso della droga. E você tem lutado, mas o demônio não tem permitido a tua libertação. Tu hai lottato, però il demonio non ha permesso che tu fossi liberato.
Mas Deus hoje te libertou e você nunca mais vai ser preso dessa droga. Ma Dio oggi ti ha liberato e non sarai più prigioniero dalla droga. Onde está esse jovem? Chi è questo giovane? Por favor, onde você está, levanta. É teu filho? Suo filho. Ele está liberto em nome de Jesus. E lui è libero nel nome di Gesù. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Lei stava pregando per il suo figlio, quindi il Signore agisce così. Se você não crede, ele não fará niente. Se tu não crede, ele Senhor, não, a vizinha. Ah, outra, a vizinha. Ah. Não, devi crederci, perché il Signore farà anche per tu. Tutti i momenti e prega per me. No, perché lei dice tutto. Prega per me. Sì, a te. Sta dicendo tu devi anche credere che la tua richiesta il Signore l'ascolta. È la tua fé, la tua ricchezza. È la tua fede e la tua ricchezza. Dio già ti ha dato la tua grazia. Dio ti ha già dato la tua grazia, ti ha già dato. E la terza parola. Passiamo la parola. Sì, la terza cosa. Uma l'ultima. São duas pessoas. Ci sono due persone. Com uma doença gravíssima no aparelho digestivo. Con una malattia grave all'apparato digestivo. Uma pessoa, o alimento não parava em você. E una persona che il cibo non poteva più, non sopportava più il cibo nello stomaco. E si espelia molto rapido l'alimento. Tu vomitavi subito. Deus te curou. Quem è questa persona? E Dio ti ha guarito subito. Chi è questa persona? Era un problema allergico gravissimo. Era un problema allergico grave. Deus te curou. Dio ti ha guarito. Quem é essa pessoa? Chi è questa persona? Fica in pé in nome di Gesù. Mettiti in piedi nel nome di Gesù. Onde está essa pessoa? Em nome di Gesù. Nel nome di Gesù sei guarito. Amen, amen. Grazie Signore, lode a te. E a segunda pessoa, o aparelho digestivo estava tomado de bactéria de infecção. E la seconda persona aveva infezione a tutto l'apparato digestivo. Deus te curou. E Dio ti ha guarito. Você não tem mais essas infecções. Non avrai più queste infezioni. Você sentia todo o tempo aquela dor. Sentivi sempre un dolore, un bruciore. O mal-estar. Il malessere. Tinha muita diarreia. Avevi sempre la diarrea. Sangramento nas fezes. Avevi anche il sanguinamento nelle feci. Deus curou você. Dio ti ha guarito. Quem é essa pessoa? Chi è questa persona? Onde você está? Dove sei? Levanta. Mettiti in piedi. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Ela é uma dona. È una donna. Alzati. Mettiti in piedi. Em nome de Jesus, nel nome di Gesù. Essa mulher está curada. Questa donna è rimasta guarita. Quem é a pessoa? Levanta, não duvide. Chi è questa persona? Non dubitare. Mettiti in piedi. Alguém aqui que orava pela sua mãe? Qualcuno che pregava per la mamma con essa enfermidade, che aveva questa malattia, o alguma dona della sua casa, o qualche donna della tua famiglia, della tua casa, qualcuno che stava pregando per la guarigione di questa persona che soffriva dell'intestino con infezione. Alzati, per favore. Mettiti in piedi. Uriala barala barala barala. Ecco la signora là, la figlia. Stai. Bravo. Bene. Applaudo il Signore. Il viva Signore, Gesù. Gloria a Dio, lode al Signore. Grazie Signore Gesù. E adesso vorremmo dare 20 minuti per le testimonianze, ma non delle guarigioni di oggi, perché bisogna verificare che veramente si rimane guariti. Per cui c'è una signora che mi è venuta a dire che ha pregato molto e il Signore ha esaudito la sua preghiera. Può venire qui immediatamente? Sì, sì. Mentre la persona viene, allora... No, durante la preghiera di Ironi, probabilmente lo Spirito Santo, donandoci questa parola, vuole che lui, dopo averci dato anche questi insegnamenti preziosi contenuti nel suo libro, forse ancora precisi qualcosa riguardo allo scacciare gli spiriti impuri dall'uomo. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 43,
Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito, e venuta la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altre 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Amen, amen. Viva Gesù, conquista. Tutte le persone che si sentono guarite oggi, al prossimo ritiro venite a dare la testimonianza che dopo la preghiera state bene. Perché dice bene? Forse l'emozione, forse la gioia che si prova in quel momento, poi non resta uno guarito. No, quando il Signore parla, guarisce e si sente la guarigione. Chi è quella persona che è stata guarita nell'ultimo ritiro del Padre e vuole raccontare il problema che aveva e che adesso non ce l'ha più? È venuta una persona, chi era? Se n'è andata già. Prego. Allora, vengo qui. Prima di tutto, io gli faccio la domanda. Piglia quel microfono. Non sono... Come si chiama? Io mi chiamo Aurelia. Da dove vieni? Da Ponte Cagnano. E adesso dici, qual era la tua malattia o il tuo problema? Io sono stata operata di tumore alla testa nel... Per favore? Nel 20 anni prima. E sono venuta qui nel 2017, la prima volta che c'era una preghiera di Roné, ed era marzo 2017. E il dottor Ironi a un certo punto disse: c'è una signora che ha tante cicatrici in testa e il Signore la sta guarendo in questo momento o da un aneurisma o da un'ischemia. Io mi sentii toccata perché io era un anno che avvertivo delle fitte in questa parte della testa ed era come se il sangue non passava, era un attimo, ma era dolorosissimo. E prima mi venivano ogni 10 giorni queste fitte, quando sono venuta qui mi capitavano tutti i giorni, per cui ero preoccupata e avevo pensato anche di farmi una risonanza. Quando lui ha detto queste parole io mi sono sentita toccare, perché effettivamente ho tante cicatrici in testa, e da allora, da quel momento, le fitte io non le ho avute più. Mi sono fatta la risonanza dopo 2 anni, nel 2019, e pensavo sempre a questa cosa, a Ironè, e quando mi sono fatta la risonanza io ho detto al medico: mi controlli questa parte qui della testa perché ho dei dolori, ho detto. E lui mi ha detto: signora, ci sono i segni di un'ischemia che lei ha avuto qualche tempo fa, ma che non l'aveva e più. Che non avevo più. E infatti io i dolori da allora, sono passati 4 anni, io non li ho mai più avuti. Grazie Signore Gesù, grazie. Volevo Signore rendere testimonianza. Amen, grazie. C'è qualche altro che aveva un problema e durante... Ok, venga Signore. Venga. Allora, sì, ci dico, come si chiama? Maria. Da dove vieni? Dalla provincia di Venezia. Qual era il tuo problema? 2 anni fa mio marito aveva dei forti dolori alle gambe che non poteva camminare, e tra le tante visite gli hanno detto che aveva delle lesioni ossee. Allora è stato ricoverato, è tornato a casa e per un mese abbiamo pregato il rosario della liberazione, e io ho chiesto a Gesù che se lo avrebbe guarito sarei venuta a testimoniare, e la dottoressa l'ha tenuto in cura 2 anni. Un mese fa abbiamo ripetuto la scintigrafia e le lesioni sono scomparse. E oggi sono qui a ringraziare Gesù per il rosario della liberazione. Amen, amen. Guardate, questo rosario è semplice, potentissimo. Non so se noi prima lo recitavamo spesso qui, perché se voi volete c'è anche il libro per poter pregare spesso chiedendo a Gesù la guarigione, e lui lo fa, e si chiama il rosario della liberazione. Grazie Signore.
C'è qualche un'altra? No, nessuno. E allora che ne dite? C'è qualcuno che si sente guarito adesso e può alzare la mano? Nessuno alza la mano. Ma come? Quando il dottore diceva sì, avete alzato la mano, no. Ma vi siete sentiti guariti, sì o no? Una alzata la mano, due alzate la mano. Guardate, quando bisogna rendere grazie al Signore, non bisogna alzare la mano così, no. Per lodare Dio si fa così, brava la signora. Ok, io ringrazio il Signore, perché se fate così vuol dire che non siete sicuri se il Signore vi ha toccato o no. Adesso abbiamo pregato, il dottore ha pregato, nel nome di Gesù ha annunciato delle guarigioni e molti di voi hanno detto sì, io mi sento guarito. E già non vi sentite più guariti? Siete o non siete? Vi sentite guariti, sì o no? Sentite che il Signore Gesù vi ha toccato? E allora gridiamo, grazie Signore Gesù! Loda a te, Signore Gesù! Benedetto sei tu, Signore Gesù! E adesso ripetete con me, Signore Gesù, ti ringraziamo perché hai mandato in mezzo a noi un tuo messaggero, il dottor Ironin Spuldaro, ad annunciare il tuo potere e la salute che tu ci donavi. Signore Gesù, ti ringraziamo per questo dono che ci hai fatto e ti ringraziamo perché mi hai suggerito che ad ottobre torna nuovamente. Allora lo volete che torni? Sì o no? Sì, amen. Allora un applauso per il dottore. Alzatevi i piedi, su, un applauso. Il messaggero del Signore è arrivato in mezzo a noi. Alleluia, alleluia. E adesso ci prepariamo subito per la Santa Messa. No, c'è. Adesso ci sono 15-20 minuti per prepararci per la Messa. Per cui in questo periodo...